Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi cercherò di darvi 10 consigli utilissimi a migliorare da subito su Rainbow Six. Ce ne saranno alcuni più avanzati, alcuni più semplici, quindi si adattano sia a chi ha le prime armi con Rainbow Six, sia a chi invece ha più esperienza. Sono certo che vi saranno super utili perché li ho già pubblicati su Instagram, nelle nostre storie, negli scorsi mesi. Il profilo è Rainbow6itacom, non vi potete sbagliare perché è sempre lo stesso, e anzi, dato che mi dimentico sempre, andatemi a seguire anche sul profilo privato, il solito Mute tutto attaccato. Ora, proprio come avevo detto già all'inizio su Instagram, soprattutto dopo che hanno avuto un grande successo, ho deciso di farci un video e poi, magari, qualora dovesse effettivamente piacervi, fatemelo sapere con i like, con i commenti, come volete, fatemi capire che vi è piaciuto. Vorrei continuare con una seconda stagione di LuneTip su Instagram per poi racchiuderla in un nuovo video. Ma ora direi di partire col primo tip. Bene, il primo è semplice. Durante la fase di preparazione il drone va sempre lasciato nel punto da cui si vuole accedere, perché come suggeriscono tantissimi pro player, il round non inizia quando spawnano gli operatori, bensì quando si va nella scelta degli operatori da utilizzare. Già da lì bisogna avere bene a mente come si vuole giocare, come ci si vuole approcciare all'attacco. Il drone va lasciato in modo da potervi coprire all'istante, soprattutto da possibili spawn kill e simili, ma poi da essere subito disponibile per andare un po' a cercare all'interno della mappa quelli che possono essere i roamer o le prime difese. In questo modo risparmierete tantissimo tempo e soprattutto avrete delle informazioni per voi e per la vostra squadra. Se il primo consiglio era per l'attacco, il secondo è per la difesa. In difesa non rischiate, se non avete informazioni evitate, anzi portate quasi a zero effettivamente il rischio. Se non avete call, non avete una telecamera sugli avversari, non siete sicuri della posizione degli avversari, cercate di evitare tutti gli scontri a fuoco che possono essere rischiosi. Qualcun altro vi direbbe: ok, avete una buona mira, andate, affrontate. Però non dovete dimenticare che i difensori hanno un vantaggio importante, cioè il timer. Se il timer arriva allo zero, avete vinto. Attenzione, non vi sto dicendo di non affrontare mai gli avversari o di camperare all'interno del site, ma di farlo solamente quando avete qualche informazione in più. Non buttate i round. Per il terzo consiglio ho cercato di portare il LuneTip a un livello pro, e per farlo ovviamente ho chiesto a un pro player italiano. Si tratta di Neuro, che ha giocato lo scorso PG Nuts, quello precedente, cioè nel panorama competitive di Rainbow Six da un sacco di tempo, e ora sta giocando in un team spagnolo, nel campionato spagnolo, ovviamente sempre di Rainbow Six. Il suo consiglio è quello di assicurarsi di controllare sempre due volte, soprattutto negli angoli, soprattutto nei posti un po' più ostici, perché è possibile di avere qualche avversario nascosto e di conseguenza che ci si trovi in attacco o in difesa non fa mai male controllare due volte. Lo vediamo spesso anche in Pro League, dove il double check diventa quasi un obbligo. Addirittura ogni tanto capita che i due droni si incrocino nella stessa zona per dare maggiori informazioni al team. Abbiamo parlato della raccolta di informazioni, ma ora passiamo a qualcosa di più mentale. Bisogna capire ad un certo punto che le partite no possono capitare. Questi LuneTip sono tutti sulla mia esperienza, e su questo punto in realtà ci sto ancora lavorando. Anche io mi arrabbio tantissimo quando inizio a perdere. In realtà non mi piace perdere, ma sfido chiunque, cioè chi è di voi che si diverte a perdere le partite? Io sicuramente no, però spesso e volentieri vado in tilt totale quando succede, soprattutto in serie, di perdere più classificate. Le partite no, possono capitare, dobbiamo farcene una ragione, e in quel caso la cosa migliore da fare è sicuramente cercare di aiutare il più possibile il team, magari evitando di innervosirsi, ma soprattutto cercando di prendere operatori utili all'azione, sia che ci si trovi in attacco che in difesa. Il quinto consiglio va quasi di pari passo con quello precedente. Se invece di semplici partite no, parliamo proprio di un periodo prolungato dove veramente sembra di non azzeccarne nemmeno una, a quel punto pensate di cambiare il vostro stile di gioco. Non è detto che un fragger non possa fare il support, o viceversa, o addirittura che un anchor in difesa possa diventare un roamer. Nulla ve lo vieta, e soprattutto se questa cosa vi diverte, perché ricordiamoci che Rainbow Six è un gioco e dovrebbe comunque farvi divertire, a quel punto cercate di divertirvi, cercate di cambiare il
vostro modo di approcciarvi al gioco, vi posso assicurare che basta davvero pochissimo per migliorare le cose, addirittura renderete più di prima. Se il terzo consiglio era opera di Neuro, il sesto è farina del sacco di sloppy. Sono certo lo conosciate, si tratta anche di uno dei pro player italiani più attivi sia su YouTube che su Twitch, trovate anzi i link sia per il canale di sloppy che per quello di Neuro qui sotto in descrizione. Il suo consiglio in questo caso è quello di concentrarsi sui propri errori e di non additare i compagni per possibili sbagli fatti all'interno della partita. Concentrandosi sui propri errori si migliora anche. Questa è una cosa che io sto cercando di fare tantissimo in stream su Twitch, dove magari quando capita di sbagliare qualche azione, dopo il momento di rabbia pura, cerco di clipparla e di mostrarvi cosa a parer mio ho sbagliato. Mi sembra anche vi piaccia molto come cosa, spero di portarvi qualche video, però non voglio farvi spoiler. Comunque, il consiglio è abbastanza chiaro: non soffermatevi a criticare i compagni, cercate di migliorare guardando i vostri errori. Secondo me questo è uno dei consigli più importanti dei 10 che vedrete all'interno di questo video, quindi fatene tesoro. Lasciamoci un attimo alle spalle la mentalità di gioco e passiamo a qualcosa di più pratico e anche di un po' più avanzato. Quando vi muovete all'interno della mappa, assicuratevi di tenere il crosshair, cioè la X bianca che compare al centro dello schermo, ad altezza testa. Vuol dire che quando entrerete in modalità di mira avrete già il mirino dove dovrebbe comparire la testa del vostro avversario. Questa cosa vi aiuta tantissimo negli scontri a fuoco improvvisi, quelli che non vi aspettate, magari girando un angolo vi beccate un avversario e il vostro mirino è già lì, ma soprattutto vi permette comunque di avere sempre la mente allenata e di sapere dove può essere la testa dell'avversario. Rainbow Six è un gioco con un time to kill bassissimo, soprattutto se si prendono gli avversari sulla testa, di conseguenza abituatevi a fare questa cosa. So che magari su console diventa quasi più semplice rispetto a PC, io mi ci devo ancora un po' abituare da quando sono passato su PC, su console mi veniva più in automatico, però è un consiglio che dovete assolutamente applicare, posso assicurarvi che vi salverà la vita in tantissime occasioni. Restando ancora sulla parte meccanica del gioco, questo consiglio richiede un po' di esperienza, si tratta del pre-fire in sostanza, cioè nulla vieta che voi spariate prima di vedere gli avversari, se più o meno conoscete la posizione o semplicemente perché volete tentare la giocata spettacolare. Molti pro player, anzi quasi tutti i pro player giocano in questo modo, girano gli angoli consci del fatto che magari in un determinato spot è molto probabile trovare un avversario e soprattutto la sua testa, di conseguenza quando girate un angolo, quando sapete che probabilmente un avversario è in quella zona, non è necessario voi aspettiate di vederlo prima di sparare. Sparate, provate il pre-fire, esercitatevi sul pre-fire perché spesso vi darà grosse soddisfazioni. E con gli ultimi due consigli della prima stagione di Lunetip voglio toccare un tasto dolente, si tratta di qualcosa a cui io tengo tantissimo. Quando subite una frag, fate queste benedette call e che siano call pulite, non arrabbiatevi, non imprecate, fate prima la call, perché a quel punto è possibile avere una refrag, cioè il vostro compagno che magari è vicino riesce subito a pareggiare i conti, portando a casa una kill, ristabilendo l'equilibrio e magari facendo un passo in più verso la vittoria del round. Quindi prima la call, poi dopo vi mutate e le tirate di santa ragione. Il decimo consiglio è l'estensione di quello precedente: una volta capito che dovete fare le call, mi raccomando, fate le chiare, cioè non basta solo la stanza, perché vi dico, Lounge Sigari all'interno di Café Dostoevsky è immensa, dare un nome che magari è riconoscibile per tutti i membri della vostra squadra, oppure qualcosa di semplice, sedia, tavolo, pianoforte, albero di Natale, qualsiasi cosa, un'indicazione in più può rendere più semplice la kill per i vostri compagni, quindi devono essere chiare, bisogna chiamare il nome della stanza e magari dare qualche dettaglio aggiuntivo senza però dilungarsi troppo nel la call. Una call precisa vale tanto quanto una kill, se non addirittura di più. Sono contentissimo di avervi portato questo video sul canale, perché era una promessa che avevo fatto a voi, che avevo fatto anche a me stesso. Sono consigli che sentivo di dare prima a me stesso, ho cercato di lavorarci di settimana in settimana in live, come vi dicevo, e quindi ho deciso anche di portarli per voi, quindi spero davvero tantissimo siano stati apprezzati. Vi ripeto, fatemi sapere qui sotto se questo tipo di video vi piace e soprattutto quale di questi 10 consigli, anche solo indicandomi il numero, pensate possa essere più interessante per il vostro stile di gioco. Lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima!
say you like that.